Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Maggio è appena iniziato, quindi come di consueto parliamo di libri e vediamo alcune delle novità editoriali, quindi alcuni libri che potremo trovare in libreria in questo mese. Io ne ho selezionato pochi perché devo dire la verità, non sono rimasta così tanto attratta dalle nuove uscite di questo mese, però tuttavia qualcosina ho selezionato. Il primo libro si intitola Ninfa Dormiente ed è stato scritto da Ilaria Tuti. È la storia di una profiler, un commissario di polizia, che si occupa di delitti irrisolti che sono avvenuti in passato, quindi i classici cold case. Lei si occupa di questi casi e si imbatte in un caso molto difficile, molto più cupo e molto più complicato di quello che lei immaginava. Quindi questo è un classico thriller poliziesco che però, se è scritto bene, può essere avvincente. Il secondo libro si intitola Un caso speciale per la ghostwriter ed è stato scritto da Alice Basso. È la storia di una ghostwriter bravissima che entra in empatia con le persone che le commissionano la scrittura del loro romanzo. Ha un capo che si chiama Enrico, con il quale va molto d'accordo, però un giorno questo suo capo sparisce. Sparisce proprio nel nulla, non lascia nessuna traccia. E quindi lei si ritroverà a doverlo cercare, quindi si ritrova sulle sue tracce, farà degli incontri particolari, frequenterà club di lettura, entrerà in contatto con gruppi di discussione che parlano di autori molto famosi e intanto che svolge le ricerche scoprirà il passato di quest'uomo e si accorgerà che è colmo di grandi segreti. Quindi anche questo, secondo me, è un thriller che sembra avvincente, almeno da come viene descritto, ma per scoprirlo dovremmo soltanto leggerlo. Il terzo libro si intitola Il sigillo del cielo di Glenn Cooper. È un autore molto famoso, quindi inutile che io vi dica qualche cosa su di lui perché sono sicura che lo conoscete. E questa volta la trama del suo romanzo gira attorno al fatto che sembra che il segreto per raggiungere il paradiso oppure per evocare l'inferno sia nascosto in una pietra. Il protagonista trova un indizio importantissimo in casa sua in una scatola da scarpe. Dopo che ci sono stati i ladri, chiaramente cercavano qualcosa, non hanno rubato niente. Lui, nel tentativo di capire che cosa stavano cercando, trova questa scatola di scarpe con un indizio importante all'interno e capisce che stavano cercando proprio questo e quindi cominciano tutte le avventure, ovviamente tipiche dei libri di Glenn Cooper. Il prossimo libro si intitola La bambina di Hitler ed è stato scritto da Matt Killen. Questo è un libro che è stato molto dibattuto e molto chiacchierato. Pare che addirittura le case editrici se lo siano conteso. Quindi è un libro abbastanza famoso già adesso che ancora non è uscito. E riguarda la storia di Sara, che è una ragazza di 15 anni ebrea, che in Germania viene catturata da uomini in divisa perché comunque stanno cercando di impedire che gli ebrei fuggano dalla Germania, quindi li stanno catturando. Catturano anche lei, per la precisione, il 28 agosto del 1939, quindi siamo a pochi giorni dallo scoppio della guerra. Lei viene catturata ed è letteralmente disperata, finché un uomo le propone una cosa che le può salvare la vita. Le dice: io cerco di aiutarti, cerco di farti un lasciapassare per oltrepassare il confine, però tu in cambio devi farmi da spia, devi darmi tutte le informazioni possibili, tutto quello che riesci a trovare sul regime nazista. Lei accetta perché vede in questo l'unica possibilità per salvarsi e comincia a frequentare una scuola che è stata pensata proprio per i bambini del regime, da qui il titolo La bambina di Hitler. Frequenta questa scuola, stringe importanti amicizie, scopre dei segreti che riesce a rivelare a quest'uomo e poi viene in contatto con un segreto che è molto più grande di lei. Riesce anche a capire quanto l'essere umano possa essere malvagio e capisce che deve fare qualcosa perché comunque tutto quello che sta accadendo, la sta sconvolgendo letteralmente e lei non può permettere che accada. Quindi questo è un libro che, se è scritto bene, è sicuramente interessante perché unisce degli elementi
storici, ha degli elementi che possono essere anche un po' thriller, perché comunque il fatto di scoprire dei segreti, il fatto che comunque lei debba rivelare delle informazioni a questa persona, il fatto che sicuramente c'è su di lei l'imminente cattura. Quindi secondo me potrebbe essere un libro interessante. L'ultimo libro si intitola Febbre ed è stato scritto da Jonathan Bazzi. Per chi non lo sapesse, lui è uno scrittore omosessuale sieropositivo. In questo libro racconta come è venuto a conoscenza del fatto di essere sieropositivo. Parla di quando all'improvviso gli è venuta una febbre bassa che però non voleva andarsene. Quindi ha fatto tutti gli esami clinici, tutte le visite mediche del caso, non riusciva a capire che cosa aveva, aveva paura di avere qualcosa di grave, aveva paura di avere un tumore, insomma, le ha un po' pensate tutte finché un giorno arriva a fare il test dell'HIV e scopre di essere sieropositivo ed è quasi sollevato perché comunque oggi comunque non si muore perché ci sono un sacco di farmaci retrovirali che aiutano ad avere una vita lunga, nonostante appunto si sia sieropositivi, e quindi questa notizia quasi lo solleva. Però il suo è un tentativo di sensibilizzazione. Lui vuole sensibilizzare le persone perché comunque non tengano mai, diciamo, sotto gamba il problema dell'HIV e della sieropositività. Quindi vuole in qualche modo spingere tutte le persone che hanno comportamenti a rischio a fare il test dell'HIV, quindi a farlo sempre. E io ho letto appunto delle interviste di quest'autore in cui spiegava proprio questo aspetto. Lui diceva che non è tanto il fatto di voler fare campagna, diciamo, per la prevenzione, ovviamente anche quell'aspetto lì, però soprattutto lui voleva sensibilizzare al fatto di fare il test dell'HIV e di tenersi controllati per capire e scoprire eventualmente se si è o meno sieropositivi. E se ci sono dei libri, dei film o qualsiasi altra cosa che può sensibilizzare, secondo me ben vengano. E quindi ho voluto inserire questo libro nel mio video. Detto questo, io come al solito vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto, io vi ricordo che in info box trovate tutti i link, dei libri che ho citato, vi do appuntamento alla prossima e vi mando un bacio enorme.